Livorno e Civitavecchia per iniziare, poi si vedrà, dicono fiduciosi. La flotta sarda è il nome inglese, Go in Sardinia, nasce in Gallura ed è frutto della collaborazione di decine di imprenditori, soprattutto del nord Sardegna, da Alghero a Siniscola. Hanno noleggiato un traghetto e grazie alla combinazione viaggio più albergo riescono ad essere competitivi sul mercato rispetto alla concorrenza di Tirrenia e Mobi sino al 50% di risparmio. E i commenti su internet sono favorevoli come i primi dati di vendita. Il traghetto non viaggia tutti i giorni dallo stesso porto, ma il turista si adatta a date e periodi. La nave è la Criti, con capienza di 1.500 passeggeri e 700 auto. Abbiamo iniziato molto umilmente a studiare tutti quanti i prezzi e le dinamiche dei vari problemi dal mese di ottobre e dopo 3 mesi di studio, dopo che abbiamo capito tutti quanti gli aspetti del problema, ci siamo convinti che la sfida poteva essere affrontata e ci siamo riusciti. Dal 6 giugno al 30 settembre la nave partirà dal porto di Olbia per Livorno 5 volte a settimana e per Civitavecchia 2 volte alla settimana. Go in Sardinia nasce lo scorso febbraio e in meno di 3 mesi è riuscito a ottenere quanto in molti non hanno realizzato in anni. Non hanno inventato niente di nuovo, ma concretizzato il sogno di molti sardi, la continuità territoriale, anche se per soli 3 mesi all'anno.